Forza, alzati. Buongiorno, Brian. Ti rendi conto che hai intrapreso il corso di dottorato in fisica? Sono un cosmologo. E cioè? Studio la relazione tra spazio e tempo. Si chiama malattia dei motoneuroni. L'aspettativa di vita è di 2 anni. Interpretare Stephen Hawking è stato sicuramente un lavoro impegnativo a livello recitativo, sia per il lavoro che hai fatto con i muscoli del tuo viso e del tuo corpo. Che cosa ti ha spinto ad accettare un ruolo che sembrava tutt'altro che semplice? Gosh, I wish it was about accepting. For me, I read this script and I saw this. Ho letto il copione e ho realizzato che non avevo mai visto niente del genere prima d'ora. E così mi sono messo a rincorrere il ruolo, perché era uno di quelli in cui ti butti senza nemmeno pensare. Solamente quando l'ho ottenuto, e ne fui davvero felice, ho pensato, oh cavolo. Sentii il peso della responsabilità e ho pensato cosa sto facendo. Ma era anche una sfida per me e un privilegio allo stesso tempo, perché è questo che era il film, un mix tra responsabilità e privilegio. Ma penso anche che tutto questo sia stato per me di grande aiuto alla fine e mi abbia spronato. Interpretare questo personaggio, Stephen Hawking, ha cambiato il modo di vedere il mondo, il tuo modo di vedere le cose, le persone? In the preparation I met maybe 30 or 40 people suffering from ALS. Per prepararmi a questo ruolo, ho incontrato più o meno 30 o 40 persone affette da SLA, oltre che lo stesso Stephen, Jane e la loro famiglia. Sai, Stephen mi ha detto che ogni giorno, dopo che gli avevano diagnosticato 2 anni di vita, lo vive come un dono e vive ogni secondo e ogni minuto della sua vita pienamente e con tutta la passione possibile, perché c'è sempre questa sentenza che è come una spada di Damocle sulla tua testa. Prima ero piuttosto ansioso anche riguardo le piccole cose, da lui ho imparato a fare un passo indietro per vedere tutto nella sua interezza e ciò mi ha incoraggiato a vivere ogni momento al massimo delle mie possibilità. Come stai? Sto bene. Dunque, questo buco nero all'origine del tempo è geniale. Geniale, Stephen. Nel 2004 Benedict Cumberbatch ha fatto un film per la BBC interpretando Stephen Hawking. Hai visto quel film? Hai tratto spunto dalla sua interpretazione? Benny è un mio vecchio amico e un attore davvero formidabile, perciò sapevo che aveva fatto quel film e anzi era anche diretto da un altro mio amico, Philip Martin, ma ho dovuto pensarci bene mentre mi stavo preparando e alla fine ho deciso di non guardarlo, solo perché temevo che avrei finito per rubare la sua interpretazione. Per adesso continuerò a parlare della mia esperienza, ma quando le acque si saranno calmate lo guarderò e non vedo l'ora, perché so che sarà impressionante. Talk about it from my experience, but I can't wait to see it once this is all calmed down. I've heard it's formidable. So che hai lavorato con Andy e Lana Wachowski in Jupiter, il destino dell'universo. Hai interpretato un villain. Com'è stato recitare la parte del cattivo? I loved it. Ho adorato farlo, mi sono divertito tantissimo e ho davvero apprezzato questa esperienza perché ammiro tantissimo Andy e Lana. Sono persone fantastiche, con una fantasia incredibile e fuori dal comune. E quando lavori con loro entri in contatto con la loro immaginazione, contenuta tutte nelle loro menti, ed è stato davvero liberatorio. Mi piace fare cose differenti, qualsiasi cose siano, e farle al meglio. Ti piacciono i videogames? Ne hai uno preferito che ti piace tantissimo? Se mi piacciono i videogiochi, sai cosa? Sono abbastanza ignorante in materia e un po' anche sulla televisione. Sono rimasto fermo 10 anni fa rispetto a tutti gli altri, considerando che il gioco in cui sono più bravo è Sonic the Hedgehog sul Sega Mega Drive, che risale più o meno a 20 anni fa. Quindi probabilmente dovrei aggiornarmi un attimo, perciò no, non sono un grande fan dei videogiochi. Thank you very much. Mi chiamo Stephen Hawking.